Amici di Trading Floor, bentornati ad una nuova settimana in compagnia con analisi tecnica dei mercati finanziari. I titoli caldi che andremo ad analizzare oggi sono Poste Italiane, che ha aperto su di giri con un rialzo superiore al 3%, per poi passare ad un'analisi di medio periodo del titolo Mediaset. Ma andiamo come consuetudine a vedere l'apertura di Piazza Affari, con un tono ribassista questa mattina dopo gli importanti allunghi della scorsa settimana. La scorsa ottava, infatti, l'indice italiano ha generato un doppio segnale di acquisto con la violazione prima della soglia psicologica a 19.000 punti e poi la resistenza statica collocata a 19.180 punti. Per l'operatività della settimana odierna, gli investitori che volessero acquistare il titolo potrebbero attendere ritracciamenti in area 19.500 punti, mentre per i più prudenti si potrebbe attendere un ritorno ancora più profondo in area 19.180-19.200 punti. Chi volesse valutare tale possibilità potrebbe posizionarsi in acquisto su leva fissa Certificate con leva 7, con ISIN DE000 HV4 A2U5 e scadenza 19 ottobre 2018. Scopri i certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Apertura su di tono per Poste Italiane, con una candela rialzista che sul daily chart ha mostrato un evidente segno di acquisto. Il titolo dunque esce dal canale laterale delimitato superiormente dai 5,92 euro, violando anche la forte resistenza statica a 6,20 euro, prossimi obiettivi a rialzo collocati a 6,40 e poi 6,50 euro. Chi volesse valutare la possibilità di posizionarsi a rialzo sul sottostante potrebbe valutare l'acquisto di un Covered Warrant Call con ISIN IT00025236671, strike 6 euro e scadenza 15 giugno 2017. Scopri Covered Warrant Call e Put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Passiamo al titolo Mediaset, che questa mattina veleggia poco al di sopra della soglia psicologica 3,80 euro, poco al di sotto della resistenza statica dei 3,90 euro. A limitare le possibilità di rialzo è intervenuta la trendline discendente che unisce i top del 21 dicembre e 22 febbraio scorso, la cui violazione potrebbe portare il titolo a nuovi rialzi, con il primo obiettivo a 4 euro e successivo 4,30 euro. Solamente nel più lungo periodo il titolo potrebbe recuperare quota 5 euro. Chi volesse valutare la possibilità di posizionarsi sul titolo Mediaset potrebbe valutare l'acquisto di un bonus cap con ISIN DE000HV4BBG0, scadenza il 16 giugno 2017. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.